La cavalleria saracena. Vengono ad accerchiare Reginaldo. Questa gente non è al sicuro fuori dalle mura. Mio signore Boliano! Il mio signore Reginaldo vi prega di portare le vostre forze a Kerak. Grazie, ma no. Se lo facessimo, questa gente morirebbe. E così sia. Visite! Cosa guardate? Un cavaliere, i suoi uomini. E mentre Reginaldo guarda insieme a Sibilla quello che sotto l'attacchia sta per succedere, ciciuli belligeranti e crociati, noi ci apprestiamo a combattere. Una battaglia incredibile. Mentre stavamo ritornando verso Edessa, ci siamo imbattuti in un esercito enorme. Andiamo per Gerusalemme e via in aiuto degli altri nobili del regno. Vivere o morire, la battaglia definitiva questa, ragazzi. Prendiamo il controllo di tutta la cavalleria. Baliano, spostiamoci velocemente a sinistra. Ci sono 68 tiratori da andare a prendere. 68 tiratori da andare a prendere. Attaccare, che qua loro sono in una situazione terribile, eh. Sono in una situazione terribile loro qua. Ok. Seguitemi, cavalleria. Aia, la freccia nel testicolo, mio signore. Giriamo dietro. Giriamo dietro. Ok. Caricare. Dai che siamo dentro. Il nostro cavallo sta andando, ma la battaglia sta andando nel verso giusto, ragazzi. E la battaglia sta andando nel verso giusto. Attenzione, perché le nostre cavallerie stanno facendo disastri. Aia, ci han buttato giù, attenzione. Attenzione, aiuto, cavalleria, aiuto, cavalleria, ci siamo salvati al pelo, il mio regno per un cavallo, via, madonna, guardate quanta poca vita c'è rimasta. La battaglia è vinta, mio signore. La battaglia è vinta. Goffredo, se sei inculato. Mamma mia. Al pelo, ragazzi. Al pelo, li abbiamo catturati praticamente tutti. Oh, molto bene. Mamma mia, ragazzi.
Se non prendiamo una bardatura seria per il cavallo, verremo disintegrati. Questa è una vittoria. È una vittoria. È stata breve, ma intensa. Sì, con lo stendardo del re, Gerusalemme! Vai così! Vai così! Uff! Bottino che poteva essere migliore, onestamente, ma prendiamo quello che ci viene dato, per amor del Signore. Per amor del Signore. Allora, noi abbiamo preso un prigioniero anche. Ok. Prendiamoci anche questi. Abbiamo anche fatto un po' di skill. Ok. Prendiamo del bottino. Delle truppe. E io direi che adesso possiamo controllare anche una cosa, ragazzi, perché... Dov'è diplomazia? E qua gli abbiamo inflitto delle belle perdite. Secondo me possiamo marciare su Gerusalemme. Noi a 21 possiamo prenderci qualcuno. A 21 potremmo prenderci questi 87. Prendiamo gli ospitalieri. 460 uomini. Bah, secondo me ce la potremmo anche fare. Secondo me ce la potremmo anche fare. Tanto hanno creato un altro esercito i nostri. Vai a Damasco, recluta anche qua. Ma noi, scusa, 12.100, ce la facciamo a comprarci un'armatura decente? 18.15, no, ma noi ce l'abbiamo. Protezione corpo, mamma mia, 59! Una Noble Plate Armor, Ma noi potremmo prenderci i guantini, che non sono male. E poi volevo capire, ma noi una spada... decente ce l'abbiamo, ascia da battaglia, il falcione largo, la mannaia, spada corta magari no, ma in realtà no, in realtà potremmo vedere se c'è una lancia decente. Con punta in Tamashkene 2002. È anche più leggera. Però non fa il couch. No. Teniamo questo. Verso Gerusalemme, ragazzi. Verso Gerusalemme. E dobbiamo fare una roba velocissima, perché non abbiamo neanche tutto sto tempo, Siamo a metà della coesione, questo potrebbe essere un grosso problema per noi. Allora, abbiamo delle skill da assegnare, skill in tattica, andiamo per la formazione e aspetta. Sì, te ne butto su uno, medicina. Noi potremmo metterci più punti ferita, onestamente. Siamo un po' debolucci da questo punto di vista. Allora, loro... non hanno... Hanno una forza totale inferiore alla nostra, Attenzione. Attenzione. Potremmo assediare.
e assediamo. Loro hanno 3 giorni. 3 giorni per prima che inizino a perdere uomini. Mark, vieni a darmi una mano? Bravo, Mark. Scusami, ma allora annulla qua. Annulla. Io manderei le truppe, ragazzi. Io manderei le truppe perché tanto sono 800 a 160. Ci riprendiamo Gerusalemme, ragazzi. Ci riprendiamo Gerusalemme. Non è neanche una battaglia così impossibile. Vittoria. Vittoria, 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 vittoria. Gerusalemme liberata, ragazzi. Gerusalemme liberata. Ok. Noi potremmo mostrare pietà. Potremmo mostrare pietà. Allora, andiamo alla taverna. Noi potremmo vendere tutti questi e fare 7.000. E direi... Allora, alla taverna non c'è nessuno, no? Andiamo in commercio. Vendiamo anche tutti gli eccessi. Tiriamo su un pellegrino. E direi andiamo alla fortezza. Andiamo alle segrete. E non possiamo donarlo. Va bene. Ok, raga. Ok. Allora, noi possiamo innanzitutto sciogliere questo esercito. Abbiamo fatto una skill qua. Fascino. Relazioni con lo stesso sesso. Più 2% di probabilità al giorno di migliorare i rapporti con un notabile casuale dello stesso sesso negli insediamenti che governi. Del sesso opposto. Sì. Mio signore, mi piace. Yes. Allora. Attendiamo. Abbiamo ripreso Gerusalemme. Oh, lì c'è Mark. Noi potremmo andare con Mark. Attenzione. Favore del nuovo proprietario di Gerusalemme. La danno a noi. La danno a noi. Sì! Gerusalemme nostra! Gerusalemme nostra! Gerusalemme nostra! Gerusalemme nostra! E allora no. Vai a Gerusalemme, mio signore. Vai a Gerusalemme. Devi difendere Gerusalemme. We must protect Jerusalem! Oddio mio! Gerusalemme nostra! Attenzione, attenzione, attenzione. Molto bene. Allora, gestione città, vediamo un po'. Noi dobbiamo metterci dentro dei soldi qua, ma... E per adesso lealtà insediamento. Per adesso addestra la milizia, va. Per adesso addestra la milizia.
Noi andiamo a prendere i nuovi miliziani. Anzi, vieni qua, aspetta che ti metto dentro gente in guarnigione, che sennò è un disastro. Allora, gestione... No, non gestione città. Tra l'altro, qui abbiamo una falegnameria, il frantoio. Questi che cosa producono? Datteri e cavalli. Vabbè. Poteva essere sicuramente una città più... più prospera. Oh ragazzi, abbiamo preso Gerusalemme. Like a profusione, voglio sapere nei commenti il vostro motto per Gerusalemme. Oh, come sono felice. Io sono venuto qua però per un momento, per un motivo. Allora, perché devo dargli allora gestione. Se tutto, vediamo nelle segrete chi c'è qua. Perché qua c'è un sacco di gente, per esempio, che ne potremmo prendere. Ah, gestione guarnigione, io inizierei a darvi tutti. Inizierei a darvi tutti. Poi io andrei alla taverna e inizierei a vendere tutti i miei prigionieri. Dopodiché adesso andiamo a reclutare nuove truppe. Attenzione, perché qua intanto Mark, chi sei? Questi che cosa hanno? Dobbiamo combattere. Sì, ma il rapporto 1 a 2 dove vuoi andare? Aia. Aia, 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 aia. Noi non è che abbiamo molto qui, eh. Mandiamo le truppe, ma questa qua sarà una sconfitta clamorosa e ci catturano. Porca puttana. Ma che sfiga. Noi ci arrendiamo. Attenzione, va che forse veniamo liberati subito. Noi potremmo fare pace coi fatimiti. Perfetto. Perfetto, abbiamo preso anche i tributi e siamo stati liberati. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Incredibile. Uff. Mamma mia. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Andiamo qua, Hybrid. Che sulle montagne magari riusciamo a prenderci qualcosa. Ma c'è Eustace che ci sta ciulando le truppe. Siamo le persone più influenti del mondo di Gerusalemme in questo momento. Perché? Perché abbiamo Gerusalemme, mio signore. Allora, vai su qua ad Alexandrette, va. Uff. Senti, ma Sibilla? Ciao Sibilla. No. Noi non possiamo parlare con lei. Non possiamo parlare con lei. Ok, allora torniamo nei nostri territori a Gerusalemme, perché devo vedere quanto ci costa aprire una boutique.
una boutique a Gerusalemme. Oh mio Dio, abbiamo la capitale del regno, non ci credo, non mi è mai capitato. Non mi è mai capitato. Ma chi è Tolomeo Georgiano? Dai che siamo anche inattivo. Allora, siamo a corto di provviste. Andiamo a comprarle qua. Netania. Sapete che anche aprire una carovana non sarebbe male qua, eh? Vediamo se Gerusalemme. Adesso dobbiamo sistemare Gerusalemme perché sicuramente avrà poco cibo, mio signore. Sicuramente avrà poco cibo. Scendiamo a Gerusalemme. Ok. E adesso dobbiamo anche prepararci alle prossime guerre perché qua. Tosta, eh? Tosta, questi regni crociati sono terrificanti. Allora, il toro e lo studioso è berbero e il toro è polacco. Iniziamo ad aggiungerli, perfetto, poi andiamo su commercio. Vedi, grano ne hanno poco loro, eh. Noi potremmo vendere questo grano. E potremmo andare a comprare altro grano. Dobbiamo prendere altro grano. Mamma mia, se producono questi. Andiamo a Damasco, pigliamo tutto il grano possibile e immaginabile, lo buttiamo in città. Tanto Damasco sarà strapiena di grano. Baliano si preoccupa del popolo. Baliano vuole un popolo grasso. Tutto. Allora, vediamo se possiamo prendere anche il cavallo Ascarat. Una bardatura da nobile, non ce la facciamo. No, dobbiamo prendere cammelli da Soma. Muli, mio signore. Dobbiamo prendere dei muli, dei cavalli Sumter, perché adesso dovremo fare un periodo a fare i carovanieri, eh. Adesso dobbiamo fare un po' di carovane, se no non ce la caviamo più. Detto questo, ragazzi, mentre io vado a rifocillare la nostra Gerusalemme con il cibo, io vi do appuntamento nel prossimo episodio. Fatemi sapere nei commenti se siete contenti e fatemi sapere anche, secondo voi, come ci dovremmo muovere. Un saluto dal vostro Dictator, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!